Io do il mio buongiorno quest'oggi in collegamento telefonico con noi a Emmanuel Diaz, fratello di Henry, una delle 43 vittime del crollo del Morandi. Bentornato, Emmanuel. Buongiorno Eva, buongiorno a tutti voi. È un momento di pausa per le udienze del processo del crollo di Ponte Morandi al Tribunale di Genova, ma ci siamo quasi ai primi di dicembre, si ricomincerà. È una fase tecnica, come sempre, Manuel, tu ci aiuti a leggere la situazione, a inquadrare il periodo e l'importanza delle prossime udienze. Allora, va detto innanzitutto che questa fase è una fase molto delicata per l'elaborazione di questa nuova integrazione di perizia. Va detto a sua volta che questa fase si mostrava già come soggetta a possibili ritardi, in quanto non solo per la tipologia del lavoro, ma anche per la fase dell'anno. Ricordiamoci che so che sarà una fase molto dura questa, però in questo processo la giustizia la si ricerca dal lunedì al venerdì, festività permettendo, perché infatti ora l'avvicinarsi delle festività natalizie creava già un punto interrogativo gigantesco sulla possibilità di riprendere le udienze già a gennaio. Infatti si vocifera che ci sarà un ritardo che porterà la ripresa a febbraio. Quest'anno è stato dominato dagli avvocati della difesa, dove proprio un anno fa, esattamente il 22 di novembre del 2023, abbiamo sentito l'ultimo degli imputati che ha voluto accedere all'esame diretto da parte della procura. Dopo di lì c'è stato un insieme di udienze vuote che alla fine hanno occupato un anno praticamente, perché anche poi la fase iniziata ad aprile, dove loro dovevano dimostrare al collegio che le cause del crollo erano da verificare, da riscontrare oppure da attribuire a quello che loro definiscono il difetto nascosto, si è mostrata come una fase poco beneficiosa. Infatti ora quest'ultima parte rappresenta la loro ultima possibilità di dilatare i tempi, perché per quanto riguarda le cause del crollo è sempre più evidente che è stato un crimine contro l'umanità. Emmanuel, tornando ai tempi e al futuro di questo processo, è l'anno nuovo 2025 che sta per aprirsi. Quali saranno i prossimi passaggi e in cosa possiamo sperare, in quali date possiamo sperare per la conclusione? Noi sappiamo che riprenderemo il 2 di dicembre con le dichiarazioni di Ceneri e di Strazzullo, cioè Ceneri però dovrebbe parlare per 2 giorni, si preannuncia un intervento di 6 ore, sarà la seconda volta che Ceneri rilascerà delle dichiarazioni spontanee in questo procedimento. Per quanto riguarda le tempistiche, in questo momento ci sono delle incognite, perché è vero che l'integrazione di perizia prevede pochi quesiti, ma è anche vero che comunque dovranno essere esposti in aula, che penso che durante il mese di febbraio saremo impegnati con la conclusione di questa fase. Poi la fase successiva sarà la fase delle discussioni finali, che calendario alla mano non dovrebbero iniziare prima di marzo. Sicuramente noi siamo sempre più vicini alla sentenza, perché la verità è che il dibattimento ha permesso di comprendere molto bene la logica con la quale questo gruppo di criminali gestiva la sicurezza autostradale. Quindi sicuramente siamo nell'anno adatto per andare a conquistare questa sentenza. Io ti ringrazio Emanuele, come sempre, per il tuo supporto, per aiutarci a leggere, insomma, quello che accade in tribunale, quelli che sono i prossimi passaggi. Grazie davvero e ci sentiamo Grazie presto. a voi, a presto, grazie mille.